RTL 102.5 giornale orario. Buona serata da Sergio Gadda. Tragedia in Valtellina, una valanga travolta e ucciso Jacopo Compagnoni, era il fratello della campionessa di sci Debora. Alessandra Giannoni. Un gravissimo lutto ha colpito la famiglia della campionessa olimpionica di sci Debora Compagnoni. Il fratello minore Jacopo è morto dopo essere stato travolto da una valanga a 2850 metri di quota mentre stava scendendo dal canale nord del Monte Sobretta in Val Furva in provincia di Sondrio. La guida alpina era in compagnia di un amico rimasto illeso. Lo sci alpinista ha potuto così chiamare i soccorsi. Jacopo Compagnoni è arrivato in ospedale a Sondalo in fin di vita per i traumi riportati e i medici non sono riusciti a rianimarlo. Aveva 40 anni e conosceva bene la zona in cui si è verificata la tragedia. Il cordoglio della Federazione Italiana Sport Invernali. Siamo vicini a Debora e alla famiglia Compagnoni nel momento di questa tragica perdita. Così il presidente della FISI, Flavio Roda. E adesso parliamo della pandemia. L'Agenzia Europea dei Medicinali ha dato il via libera alla pillola contro il Covid. Raffaella Coppola. Via libera dell'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, all'uso in emergenza della pillola anti-Covid Pfizer dal momento che il farmaco non è stato ancora autorizzato. Un medicinale da somministrare il prima possibile dopo la diagnosi, comunque entro 5 giorni dall'inizio dei sintomi. La terapia dura 5 giorni e non è raccomandata in gravidanza. L'EMA ha anche approvato altri due trattamenti anti-Covid e l'aumento della capacità di produzione dei vaccini Johnson & Johnson, Moderna e Pfizer. La variante Omicron avanza e preoccupa in tutta Europa. Intanto Moderna comunica che una dose di vaccino ha aumentato significativamente la risposta immunitaria contro questa variante e parla di dati incoraggianti. In tutta Italia via ufficiale le vaccinazioni nella fascia 5-11 anni. Da lunedì la Liguria passa in zona gialla. Nel frattempo il bollettino nazionale certifica 26.109 nuovi casi, 123 le vittime. Il tasso di positività è pari al 3,6%. Ancora 4 morti sul lavoro in Italia. Le ultime vittime sono un uomo di 59 anni caduto da un'impalcatura di Ischia e che lavorava senza un regolare contratto. Un altro di 55 anni ustionato gravemente in provincia di Salerno. La terza vittima è un operaio rimasto incastrato sotto un mezzo meccanico. La quarta, un uomo di Massafra in provincia di Taranto, caduto da una gru da un'altezza di 10 metri. Il calcio, 2-0 allo Spezia, il Lecce affronterà la Roma agli ottavi di Coppa Italia, inizia invece in questi minuti Sampdoria-Torino, la vincente affronterà agli ottavi la Juventus. Ed è tutto anche per questa edizione, adesso gli ultimi aggiornamenti sul traffico. Via Radio. Una buona serata da Enrico Campagnoli di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, vediamo le eccezioni partendo dalla A12 Genova Sestri Levante. Tra Genova Nervi e Recco verso Livorno segnaliamo 1 chilometro di coda per lavori di ammodernamento in galleria. Il tratto si percorre in 15 minuti rispetto ai 5 abituali. Andiamo ora sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni ed il bivio con il raccordo di Viale Certosa verso Torino. Segnaliamo code a tratti per il traffico intenso che portano a 15 minuti il tempo di percorrenza rispetto ai 5 abituali. In chiusura vi ricordo che questa notte per lavori di ammodernamento sulla 9 Lainate Como Chiasso dalle 22 alle 5 resterà chiuso il tratto tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Infine sulla 14 Adriatica per lo stesso motivo sarà chiuso il tratto tra Pescara Ovest e Pescara Sud in direzione di Bari dalle 22 alle 5. Per tutti i percorsi alternativi potete consultare il sito autostrade.it. Per il momento è tutto, buon viaggio. E al momento non abbiamo altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.